Nello spazio Vegan OK quest'anno abbiamo voluto solo le associazioni, non abbiamo voluto i nostri amici di sempre, che sono alcune anche qui presente e che tanto avevano tanto spazio per essere qui comunque. Abbiamo deciso di dedicare interamente la nostra area solo e esclusivamente alle associazioni, anche perché noi stessi siamo intervenuti qui come Associazione Vegani Italiani Onlus. Quindi abbiamo voluto, come abbiamo parlato ieri, abbiamo voluto Sea Shepherd che ci accompagna, abbiamo voluto, come avete potuto sentire anche poco fa, i ragazzi di Italian Horse Protection, ma non poteva mancare un'altra compagna, un'altra associazione che da sempre, da quando abbiamo iniziato la nostra esperienza, è con noi. Noi abbiamo avuto una fortuna immensa quest'anno, perché durante l'edizione 2012 del Vegan Fest che si è tenuta a Seravezza, quel Vegan Fest più grande d'Europa, abbiamo potuto ospitare una persona, una donna forte e coraggiosa come sono le donne. Ne parlavamo stamattina proprio con i membri dell'Italian Horse Protection. Le donne sono forti. Una dimostrazione di questa forza è data da questa signora. Questa signora che si chiama Jill Robinson, che è la fondatrice di questa associazione, Animals Asia. Animals Asia si occupa di un problema pazzesco, di qualcosa di vergognoso, come tante sono le cose di cui l'uomo si dovrebbe vergognare. Come leggete nel banner di Animals Asia, in tutta l'Asia circa 20.000 orsi della luna sono imprigionati e torturati a vita nelle fattorie della bile, che è solamente una copertura. Poi questa è una terribile copertura. Animals Asia è l'unica organizzazione internazionale che si batte per la loro liberazione, ospitandoli nelle sue riserve naturali in Cina e Vietnam, restituendogli la dignità perduta. Ed è proprio di dignità che parlavamo con Italian Horse Protection, perché gli animali, come noi tutti, hanno una dignità, oltre che una vita che deve essere rispettata. Noi abbiamo qui una volontaria di Animals Asia, una volontaria che abbiamo avuto occasione di seguirci. Lei ci segue dappertutto, è in movimento continuo, è una volontaria di quelle di zoccolo duro dell'Animals Asia. Lei è di Bologna e l'abbiamo incontrata a Bologna quest'estate, l'abbiamo ritrovata, era con noi a Bologna durante il Vegan OK Expo del Sana ed è stata contenta di aver collaborato con noi. Vi facciamo soltanto poche domande, perché lei si chiama Patrizia, lei dirà ora il suo nome, il suo cognome, dirà dove opera, però lei è molto emozionata, si commuove facilmente, come ora si mette a piangere, quindi magari quando si parla degli orsi della luna, vi assicuro, anche insieme a Irene De Vitti è impossibile non mettersi a piangere. È una cosa talmente drammatica questa che non ci sono espressioni se non quella delle lacrime. È così. Non so se Patrizia vuole dire due parole, io l'ho voluta qui con me, anche se non parla, penso che le sue lacrime forse vi possono trasmettere sicuramente più di qualsiasi parola avrebbe potuto dire qui oggi. Dico ancora io due parole su di loro, poi congediamo lei. Vero Patrizia? Due parole sole. Sì. Allora, ti faccio sempre una domanda così ti aiuto. Voglio solo sapere una cosa alla quale mi puoi rispondere facilmente. Da quanto tempo ti occupi e sei volontaria di Animals Asia? 2 anni. A tempo pieno, perché comunque è una cosa che si deve fare a tempo pieno. La gente ci deve conoscere, deve capire la gravità di questi animali. Con la menzione della bile è una cosa che non si può sopportare, non si può vedere. È una cosa orrenda proprio. D'altra parte
ci si scontra con una cultura millenaria, una cultura un po' particolare, la cultura asiatica, quindi andarci di petto non si può, perché comunque si offende qualcuno, e quindi bisogna farsi conoscere. L'unico modo è comunque molta educazione, molto rispetto sempre per tutti. È 2 anni che lo sto facendo. Si sente che è bolognese, eh? E mi emoziono sempre, perché per me adesso a marzo andrò in Cina, andrò a vedere i miei orsi. È un viaggio che bramo proprio, perché non vedo l'ora. E, insomma, spero che vada tutto bene. Ho detto basta. Allora, loro hanno anche qui la loro postazione, insieme a Patrizia c'è Daniela, hanno i loro gadget, anche loro hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di essere sostenuti, specialmente in questo momento, perché queste riserve naturali in Cina e in Vietnam, dove gli ospiti, cioè gli orsi, sono tenuti in questo momento, attualmente sono sotto sfratto. Animal Asia in questo momento è sotto sfratto. Sì, in Vietnam, perché se ve lo diciamo il motivo per cui c'è questo sfratto di queste riserve, voi non ci potete credere. Te la senti di dire il motivo di questo sfratto? Lo sfratto è dovuto a... Allora, noi siamo dentro a una riserva naturale di 12 ettari, noi possiamo occuparne, in questo momento ne occupiamo 3, però a noi è stato dato 6 ettari di terreno. In questi 3 ettari di terreno ci sono 104 orsi, con tutto il servizio veterinario, case, tutto quanto. Chi vorrebbe occupare questo posto sarebbe la figlia del ministro della difesa. Perché? Perché dovrebbe fare un centro turistico con tanto di alberghi. Allora, voglio dire, il primo ministro vietnamita ci ha dato l'ok per fare questa cosa, per fare questa riserva, a che abbiamo impiegato parecchi soldi, insomma, investimenti, donazioni e tutto quanto. Adesso a un certo punto lui è un po' in balia delle onde, non si sa bene cosa, da che parte deve andare. Adesso ci è arrivato un momento di ferma che forse ci dà un picco positivo per la risoluzione. Speriamo veramente con tutto il cuore. Va bene che se dobbiamo andare via da lì andremo in un'altra riserva, e comunque sì. Però spostare 104 orsi, che comunque hanno avuto 10 anni, 15 anni da bile, sono talmente psicologicamente toccati che bisogna recuperare di nuovo altri 2 anni. Quindi, cioè, è un assurdo. Speriamo che vada tutto bene, che stiamo lì, ecco. Anche perché Jill ha impiegato tante cose lì, cioè veramente. E poi, insomma, a marzo io devo andare a vedere i miei orsi. Ha ragione, dove va lei se vengono sfrattati gli orsi? Bene, io ringrazio Patrizia, ringrazio Daniela, ringrazio Anima Seja, ringrazio EKP, ringrazio Sea Shepherd, ringrazio anche noi, l'Associazione Vegani Italiani e Vegan OK, che ci ha concesso questo spazio. Grazie.